Nessuno. A Mike buongiorno. No, scherzo, boh, nessuno. Pupo. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato. Tu, gelato al cioccolato. Tanto lo mando in onda, sicuro. Sei fidanzato? Sposata, però, come se fosse. Con il mio cane, sono fidanzato con il mio cane, ciao Chicco. Con che tiranno? A giorni ci sarà l'ufficializzazione. Hai figli? Due femminucce. Figli, il mio cane. Sempre ciao Chicco. No, ci stiamo pensando io e Kate. Dove sei nato? Catania. Catania. Rosenborg, Svezia. Dove vivi? A San Gregorio di Catania. Mi approfitto e saluto. Ciao. Tra Catania e Roma. Catania. Ora sfido il modo di lavoro per la compagna Katie. Professione? La showgirl, cari. Attore di teatro. Che bello dirlo. È un misto di professioni. Titolo di studio? Per 5 materie non sono riuscita a laurearmi. In pedagogia. Licenza d'asilo. Assenze e ricreazioni varie. Metodo depilatorio? Ceretta, quando ho fretta o premura, un bel colpo di rasoio, possibilmente prestato dal marito, già usato, che è perfetto, a 3 lame. Ma quale? 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 Nessuno. Una serra, non esiste. La parolaccia che dici più spesso? Sei un co-i. Porca miseria. Si è capito, no? La parolaccia che dicono più spesso? Che cacco hai? Sei un rimbambito. Ed è anche vero. Ma meglio si impara che coglio. Saluta gli altri. Ciao Topolo. Ciao Andy. Ciao Tano. Ciao Cettina. Ciao. Ciao Ghetti. Baciamo le mani. Andrea. Ci vuole pazienza, eh? Eccoci, bella questa intervista 3. Io devo fare una cosa veloce, un ringraziamento all'ex presidente regionale della FITA, Santi Consoli, grazie. Annuncio la Stati, presidente della compagnia Il Belvedere, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie di vero cuore. Dario Tessera, Rossella Lecci, grazie anche ai nostri sponsor, Willers per me e Portali, grazie che mi ha vestito tutto quest'inverno. E Paola Sardella con laboratorio artigianale Morgana che mi ha ringraziamenti. Bene, ringraziamenti la nostra regia, Clemente Panebianco. Grazie Gianluca Cozzetto, il fonico, Sergio Catalano e Marco Mancini, grazie di vero cuore e Giovanni Nicolosi, i cameraman Clelia Cavallaro, Alessandro Reale, Fulvio Becherucci e Nino Bottino, grazie di vero cuore la redazione. A due persone speciali, Natalie La Rosa e Rosalba. Grazie. Sera. L'ultimo ringraziamento va al nostro direttore Francesco Morosoli, grazie di vero cuore Francesco, Francesco per la realizzazione di questo programma e grazie Io a Umberto Di Vini. Io devo fare una cosa veloce, devo ringraziare coloro che mi hanno permesso di stare accanto a loro, che sono due grandi della televisione, che tiranno e Gaetano Pappalardo. No, grazie, un piacere nostro stare con Andrea Schilirò, un grande veramente, spero di poter lavorare ancora una volta con te. Speriamo. Grazie a tutti. Come chiudiamo? Grazie. Che ti racconto termina qua. Sì. Termina qua, sì. Ma chiudiamo con la nostra canzone. Ora mi dispiace, però prima no. Piangi. Con la nostra canzone e brindando, perché lui è Tony HC e ci canta. Che ti racconto? Sì, ci parla. Dai, grazie buona a tutti. Buon estate a tutti, grazie ai telespettatori che ci sono. Su, ancora una volta. Vai. Da dietro. E fa così. Che ti racconto, che ti diranno, siamo tornati come ogni giorno. Che ti racconto, che ti diranno, questo è un nuovo appuntamento. Che ti racconto, che ti diranno, siamo tornati come ogni giorno. Che ti racconto, che ti diranno, questo. Ecco qua tutti gli amici qui su, Tony ve la canta da Ultima TV. In collegamento a stanza sento tu, linea che danno Pappalardo. Comunque vada non lo so dove andrò, saluto i presentatori che tendré a Schilirò. Se ci vuoi seguire, ascoltare tu alle 15, da non cambiare canale. Senti come va questa roba qua, parliamo di spettacolo, di moda, attualità. E anche se tu non la vedi, io anche la Rosa Natalie, rapida
Ringrazio chi sta dietro a sta telecamera. Pubblico presente agli ospiti che parlano, un'amica, truccatori in camera, Tony e Gacci, ospiti TV. Si volta pagina, siamo in onda sul digitale terrestre. Ma che canale, oh! L'87, un ringraziamento al suono, siamo qui di nuovo, ogni argomento noi andiamo al sodo e giuro che su New Serio andiamo sempre in onda, eh? Abbiamo avuto attori, dottori, professori, professionisti e tanti altri personaggi già visti. Io ringrazio la regia e il popolo accompagnato da sto grande pubblico. Sa che ti dico, sa che ti raccomando di tornare alle 15 con che ti racconto. Visa i tuoi amici che non lo nutro nel salotto di Andrea che diranno, mi raccomando non escuse, se non ti prende il canale c'è YouTube, lì ci vuoi seguire. Ti racconto che ti diranno, siamo tornati come ogni giorno. Che ti racconto, che ti diranno, questo è un nuovo appuntamento. Che ti racconto, che ti diranno, siamo tornati come ogni giorno. Che ti racconto, che ti diranno tutti. Finisce qua, ma ritorniamo, ritorniamo. Sì! Grazie, Tony e Gacci. Grazie. Ultima TV. Grazie a tutti. Buonasera, tra qualche minuto saremo in onda con l'edizione della sera dei nostri telegiornali. Tanta cronaca in primo piano, a cominciare Strummi, il deputato regionale Girolamo Fazio, dopo un lungo interrogatorio è stato rimesso in libertà. Il GIP ha emesso un provvedimento di divieto di dimora nella città di Palermo. Poi, riguardo Catania, come vi avevamo già anticipato, la città è una delle 46 città candidate a capitale italiana della cultura per il 2020. Le polemiche, è arrivato il via libera per la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario del comune. Una notizia positiva che riguarda invece la città di Catania è quella del porto Etneo, inserito nel network che riunisce le principali infrastrutture europee. Grande caldo della situazione delle spiagge catanesi con la stagione estiva che si apre tra mille incognite. Dell'aumento dei casi di morbillo in Sicilia non è emergenza, ma cresce la preoccupazione. E poi naturalmente lo sport, calciomercato e ancora allenatori in primo piano. A tra poco. Porte aperte a Ultima TV. La nostra emittente apre le porte ai nuovi talenti. Il palcoscenico, i riflettori, i microfoni, le telecamere di Ultima TV sono a tua disposizione per mostrare le tue doti. Vuoi cantare? Vuoi ballare? Vuoi recitare? Vuoi suonare? Partecipa ai nostri casting. Invia un video di presentazione di 30 secondi all'indirizzo casting@ultimatv.it. Per maggiori informazioni telefona al numero 095 38 74 26. Dall'1 al 4 giugno al Rifugio, anche quest'anno c'è la Festa dell'Arancino. Musica live, spettacoli, animazioni, escursioni e naturalmente una cascata di arancini ad alta quota. Ogni giorno un programma ricco di eventi per tutte le età. E per i bimbi il divertimento è maxi, con la nuovissima area attrezzata. Seguici su Facebook e scopri il programma. Il 2 giugno non perderti i mitici brigantini. E il 4 giugno porta anche il tuo amico a quattro zampe al Family Day. Trovati per l'edizione delle 20:15, denunciamo dall'inchiesta Mare Mostrum perché il deputato regionale Girolamo Fazio, dopo un lungo interrogatorio, è stato rimesso in libertà. Il GIP di Trapani infatti ha revocato gli arresti domiciliari emettendo un provvedimento di divieto di dimora nella città di Palermo. Sentiamo il servizio di Santi Liggeri.
Girolamo Fazio torna in libertà. Il GIP Caterina Brignone ha infatti revocato gli arresti domiciliari disposti nei confronti del deputato regionale di Alternativa Popolare e candidato sindaco di Trapani. Fazio è accusato dalla Procura di Palermo di corruzione nell'ambito dell'inchiesta che ha portato in carcere l'armatore Ettore Morace. La decisione del GIP è arrivata a poche ore da un lungo interrogatorio in cui Fazio ha ammesso di aver percepito da Morace circa 150.000 euro, somma ricevuta nella forma anomala del pagamento di fatture. Morace avrebbe infatti pagato alcuni lavori di ristrutturazione per la casa e un B&B della famiglia Fazio. Per il GIP la missione dimostra un certo spirito collaborativo verso la ricostruzione dei fatti. Fazio è stato però sottoposto a un Palermo. Nei giorni scorsi un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo aveva sospeso dalla carica di deputato. Qualora la sospensione, decisa in base alla legge Severino, dovesse decadere visto il venir meno dei domiciliari, Fazio non potrebbe comunque esercitare il suo ruolo di parlamentare, non potendosi più recare all'ARS di Palermo. L'unica incognita è legata ad un'eventuale elezione al sindaco della città di Trapani, che potrebbe portare Fazio ad una recidiva. Ma per il GIP si tratta di un fatto futuro e incerto, rimesso all'insindacabile volontà degli elettori. È morto Pietro Vaccarino, il 139esimo operaio della Sacelit, la cosiddetta fabbrica della morte di San Filippo del Mela, deceduto per l'esposizione alle fibre di amianto. Vaccarino è stato per più di 27 anni operaio addetto allo scarico dei sacchi di amianto dei vagoni ferroviari. L'1 giugno scorso era morto un altro operaio. Finora le persone decedute nella fabbrica della morte cosiddetta del Mela sono 139 su 220, pari al 64% della forza lavoro, come denuncia il comitato amianto. Cambiamo pagina, andiamo a Catania. Candidata capitale italiana della cultura, per il titolo concorrerà insieme con altre 45 città italiane. A settembre dovrebbe essere presentato il dossier, lì si giocherà la partita più importante. Giorgia Mosca. Adesso è ufficiale e inizia la sfida. Catania concorrerà insieme con altri 45 comuni italiani per diventare capitale italiana della cultura 2020. Noi ve lo avevamo già anticipato da alcune indiscrezioni, infatti la notizia era trapelata. La città è scesa in campo e adesso dobbiamo rimboccarci le maniche. È arrivato il momento. Non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza, è una sfida. La città ha sete di cultura, manca la consapevolezza dell'essere belli. Non c'è un grande senso civico che è un po' fa parte del soggetto medio catanese, però c'è bisogno di mettere a punto una serie di politiche che siano rivolte all'esaltazione della bellezza e alla presa di consapevolezza del valore che la bellezza ha, perché da lì si parte per poter progettare. E allora mi riferisco alle piccole cose, no? Che possono essere quelle più legate ai servizi turistici, l'organizzazione di parcheggi, l'organizzazione di spazi esterni alla città, penso alle pedonalizzazioni, penso alla rivalutazione dei quartieri un po' meno, come dire, famosi, che però invece riscuotono tanto successo e hanno un grandissimo fascino. Cominciamo a dare delle regole a chi anche magari non ha l'abitudine alle regole. La formula del successo: fare rete. Non vi è dubbio che l'amministrazione comunale sia l'attore. È anche vero che la proposta di candidare Catania a capitale italiana della cultura è arrivata esattamente un anno fa dai promotori del progetto civico Facciamo Centro. Ecco uno scatto simbolico fra l'assessore al centro storico Orazio Licandro e l'imprenditore Andrea Urzì, un'istantanea che ritrae il momento in cui venne preso l'impegno di candidare la città durante un dibattito pubblico. Oggi la soddisfazione. Io candidatura comunque richiede una riconfigurazione di tutti, sia dell'amministrazione in carica, sia dei cittadini che parteciperanno alla stesura eventualmente alla stesura del dossier. Tutta la città e tutte le parti dell'amministrazione devono entrare in campo. È fondamentale che non si immagini una Catania culturale soltanto chiusa all'interno del suo centro storico. È fondamentale che la cultura non sia soltanto una leva per esperti o perché una leva per l'educazione dei nostri giovanissimi cittadini. Se davvero, come Bianco ha anche annunciato in pubblico, si farà un tavolo di concertazione e di ragionamenti su questo dossier, io credo che ne verrà innanzitutto fuori una bellissima collaborazione, indipendentemente dal risultato. Unione obiettivo. Adesso non rimane dunque che saper giocare bene le carte e incrociare le dita. E intanto il Consiglio Comunale Etneo ha approvato il piano di riequilibrio. Il consigliere Sebastiano Arcidiacono però parla di una città che affogherà nei debiti. Rincara la dose anche il professore Caserta.
Un gioco del Cerino messo a punto dai giocolieri di Enzo Bianco, così il professore Maurizio Caserta sulla sua pagina Facebook ha definito l'approvazione del nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale avvenuto nella notte. Nei giorni scorsi infatti non erano mancate le polemiche all'imminente approvazione e ai nostri microfoni Sebastiano Arcidiacono aveva parlato di una città che sarebbe affogata nei debiti fino al 2042. Il disavanzo dell'antecedente al 2015, quindi degli anni precedenti, di 140 milioni, il cui pagamento era previsto in 10 anni, lo si spalmerà in 30, questo senza interessi. Ma il dato vero qual è? Una strategia dell'allungamento del periodo di pagamento a fronte di una riduzione della rata, che in soldoni è uno scaricare sulle future generazioni il pagamento di questi debiti. Allora la domanda è una, no? Perché poi ognuno può avere anche opinioni diverse. Ma il tema è, il buon padre di famiglia farebbe questo? Dal 2013 il Comune di Catania è impegnato in un piano di riequilibrio che nasceva da un disavanzo strutturato negli anni, debiti che in pratica non si possono pagare, costituendo quindi una perdita. L'unico modo per appianare il debito è trovare le risorse all'interno dell'amministrazione, riducendo le spese, aumentando le entrate o vendendo il patrimonio, proposta avanzata anche da Arcidiacono. Il piano di riequilibrio era destinato, spiega Caserta, proprio a questo, a colmare una volta per tutte un deficit dell'amministrazione della città che per errori in competenze o scelte politiche sbagliate nel tempo si era accumulato. Adesso la legge consente per quel deficit strutturale un allungamento dei tempi di rientro da 10 a 30 anni. Quindi in verità non si liberano le risorse, come autorevoli esponenti dell'amministrazione hanno affermato, ma semplicemente il tempo si dilata. Non ci sono risorse in più, sottolinea Caserta, per effetto della rimodulazione del piano. Semplicemente il peso di quel debito è spostato un po' in avanti e il gioco del Cerino, chi lo passa, si sente sicuramente liberato. Una buona notizia invece riguarda il porto di Catania, che è stato inserito nella rete TEN-T, il network che ha le infrastrutture dell'Unione Europea. È un riconoscimento importante per lo scalo etneo, che è destinato così a diventare interlocutore privilegiato nelle intercettazioni dei fondi. Sentiamo. Il porto della rete TEN-T Comprehensive, la cosiddetta rete globale che raggruppa le principali infrastrutture dell'Unione Europea, un passaggio che consentirà allo scalo etneo di attingere ai fondi provenienti da Bruxelles. Il network Comprehensive è il gradino immediatamente più basso nella scala prevista dall'UE, che in prima battuta dà priorità alla rete core. Si tratta però di un esti per il sistema infrastrutturale catanese da sempre penalizzato. Il programma TEN-T è stato istituito per sostenere la costruzione e l'aggiornamento delle infrastrutture di trasporto di tutta l'Unione Europea. Questo consentirà alla futura governa di attingere a tutti i finanziamenti previsti nella programmazione 2014-2020, che prevede un sostegno finanziario complessivo di 26,2 miliardi di euro. L'inclusione è avvenuta attraverso un atto formale della Commissione Europea Pubblicale dell'UE il 19 maggio scorso. A darne notizia è stato l'europarlamentare Salvo Pogliese, membro della Commissione Trasporti a Bruxelles. Un risultato che presuppone ripercussioni economiche positive e di vero territorio. Un primo passaggio molto importante attraverso il quale Catania e la sua infrastruttura portuale potrà accedere a finanziamenti europei, prima preclusi dal mancato inserimento all'interno della rete TEN-T. Un passaggio importante dopo molti anni di pressing sul direttore della Commissione europea che si occupa della rete TEN-T, un olandese, Ruijers, che è stato molto sensibile. Abbiamo ovviamente supportato le pressioni con dati statistici che testimoniano il superamento di uno dei tre indicatori necessari per poter inserire una rete infrastrutturale portuale all'interno della rete TEN-T. A questo punto l'obiettivo si focalizza inevitabilmente sull'aeroporto Fontanarossa, centro nevralgico del trasporto in Sicilia orientale, ma infrastruttura rimasta fuori dai circuiti europei di Bruxelles per la mancanza del criterio logistico della intermodalità. L'aeroporto di Catania ha raggiunto livelli di grande valenza in termini al numero dei passeggeri che ospita annualmente, sempre in costante crescita. Bisogna superare uno dei vincoli che vengono posti dalla Commissione europea per l'inserimento della rete TEN-T, mi riferisco alla intermodalità, ovvero al collegamento anche ferroviario con l'aeroporto di Catania. Mi auguro che il progetto della ferrovia circumetnea, che dovrà collegare l'aeroporto di Calarrete già operativa, si possa concretizzare nel più breve tempo possibile, perché anche questa rappresenta un'assoluta anomalia che bisogna necessariamente superare.
La Procura di Palermo ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta su Filippo Basile, figlio del patron della KSR, di frode processuale falso ideologico. Per i PM non ci sono sufficienti elementi di riscontro in relazione alle fattispecie di reato. La Procura invece ha chiesto il rinvio a giudizio del padre Rosario Basile, imputato di minacce e violenze. Ebbe una relazione con una dipendente dalla quale nacque un figlio che l'imprenditore poi non ha riconosciuto. E adesso parliamo di prostituzione in un centro benessere a Palermo. Un cinese di 31 anni, proprietario della struttura, secondo gli investigatori il centro era una copertura per adescare clienti. La polizia di Stato ha sequestrato un centro benessere orientale in via Scobar dove si esercitava e si sfruttava la prostituzione. Gli agenti del commissariato Zisa Borgo Nuovo hanno arrestato l'INGA di cinese di 31 anni accusato di sfruttamento della prostituzione. All'interno della struttura sedicenti massaggiatrici si intrattenevano con i clienti. Il servizio fornito nel centro veniva pubblicizzato anche su un sito online. Quello che più di tutto ha insospettito gli investigatori era il continuo via vai di clienti. I poliziotti in sono entrati nel centro nel corso di una perquisizione, hanno trovato centinaia di profilattici medicinali per stimolare la sessualità, una decina di telefonini, due personal computer, circa 1.000 euro in contanti, una rilevante somma di yuan, valuta cinese, carte di credito e la chiave di accesso al locale. Tutto è stato sequestrato e il proprietario è stato denunciato. Parliamo adesso di salute. Dal prossimo ottobre c'è incremento di casi di morbillo in Sicilia. Non è ancora emergenza, ma l'allarme, ma è forte la preoccupazione, come ci spiega un esperto al microfono di Giorgia Mosca. In Sicilia al momento non è allarme morbillo, ma c'è preoccupazione per i mesi a venire. A quanto pare, infatti, se in Italia è piena epidemia, nella nostra regione ci si aspetta un incremento notevole dei casi a partire da ottobre-novembre. Per la fine dell'anno ci aspettiamo in qualche modo un incremento, perché il numero di casi in Italia è certamente superiore rispetto a quello atteso. Dal primo gennaio 2017 al 21 maggio 2017 in Italia ci sono stati 2.581 casi, che è decisamente almeno del 30% in più rispetto a quello che ci si aspettava. L'89% di questi 2.581, quindi quasi il 90%, riguarda persone non vaccinate, soggetti non vaccinati, il 7% avevano solo fatto una dose di vaccino e l'età mediana, che è un dato diciamo importantissimo, cioè l'età media in cui si considera, diciamo, viene beccata, viene presa la malattia, è intorno ai 27 anni, che è un'età non, decisamente non pediatrica, come invece dovrebbe essere per la maggior parte dei casi. 215 casi in Italia, a quanto pare, vedono coinvolti gli operatori sanitari, i primi a stare a contatto con i pazienti infetti. I dati sono del Ministero della Salute, focolai di morbillo dovuti sempre allo stesso problema, la mancata vaccinazione. Noi abbiamo per il 2017, quindi per i primi sei mesi del 2017, 16-17 casi notificati. Il problema non è tanto questo. È quello che noi in questo momento però ci aspettiamo per la riapertura soprattutto delle scuole, perché siccome c'è una reale diminuzione del numero di vaccinazioni e siccome la Sicilia è tra gli ultimi posti nella compliance, nell'aderenza alle vaccinazioni, il 75% di soggetti vaccinati, soprattutto in età pediatrica, rappresenta un pericolo perché non è esattamente quello che, come dire, ci si aspetta per avere quella che viene definita immunità di gregge. Il bollettino sanitario non è dei migliori, dunque situazione critica sì, ma non allarmante. Siamo all'avvertenza Oda, la sezione fallimentare del Tribunale di Catania ha riconosciuto la piena legittimità del commissario Landi per i sindacati sicuro verso la normalità. Piena legittimità del commissariato e governance dell'Oda che finalmente diventa più chiara e concreta. Questo in sintesi è quanto stabilito dalla sezione fallimentare del Tribunale di Catania, che ha dichiarato inammissibile la proposta dettata dal rimosso consiglio di amministrazione dell'opera diocesana. Chiarito questo punto, la querela che si è sviluppata in questi ultimi mesi sembra arrivata alla sua conclusione. Cosa cambierà adesso nel dialogo tra le parti? Cambia che con questa proposta chiaramente si riconosce la piena legittimità del commissario, l'avvocato Landi, che era stato nominato dall'arcimetropolita di Catania. E quindi
e aveva revocato, tra l'altro, con questa nomina il precedente consiglio di amministrazione, per cui questi avevano presentato, da quello che è emerso anche dalla stampa, ma soprattutto anche dagli atti, che a questo punto risulta essere quella che allo stato attuale vede il commissario Avvocato Lande unico, diciamo, titolare della governance dell'ente. Noi ieri era stato in piedi addirittura nel proprio posto di lavoro e noi ci siamo preoccupati nell'incontro del 31 in prefettura di sottoporre questo stato di cose per pubblico e quindi abbiamo chiesto di verificare alcune situazioni. Abbiamo chiesto l'impegno della prefettura a convocare una riunione del Comitato Provinciale per Pubblica in modo da valutare eventualmente gli interventi delle autorità competenti. E poi chiaramente abbiamo sollecitato sempre tramite la prefettura gli organi ad accelerare i tempi per poter avere riconoscimento di parte, insomma, al confronto serio e sereno con le organizzazioni sindacali per dare anche ai lavoratori, per dare risposte alle famiglie degli utenti, perché in questa situazione ci sono oltre 1500 famiglie lavoratori che avevano uno stato di angoscia. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco parleremo del Festival Internazionale del Fumetto che si è svolto a Catania in queste ore e poi naturalmente di sole, di caldo e dello stato di salute delle spiagge. Tra poco. Gaetano? Sì, principessa Kate? Ho voglia di una pizza. Pizza? Gourmet. Gourmet? Vado immediatamente. Desideravo una pizza per la principessa Kate. Per la principessa sicuramente una per l'Age. Bene. La sua pizza per l'Age. Vai. Sempre gentile. Dopo il grande successo degli scorsi anni, ritorna dal 12 giugno all'11 agosto il Summer Village, il Grest del centro Sicilia. Tutti i bambini dai 6 ai 13 anni, dal lunedì al venerdì, potranno trascorrere giornate divertenti e formative sotto l'attenta supervisione di personale altamente qualificato. Sport, teatro, danza, laboratori di pittura e informatica saranno solo alcuni degli ingredienti per un'estate all'insegna del divertimento. Chiedi informazioni presso l'infopoint del centro Sicilia o allo 095 74 93 520. Centro Sicilia, tangenziale ovest di Catania, uscita San Giorgio. Ben ritrovati, penultima giornata per Etna Comics, il festival internazionale del registrato un boom di presenze a Catania. Allora siamo entrati al centro fieristico Le Ciminiere per scoprirne di più con Simona Zappalà. Oggi chi salviamo? Allora, oggi salviamo tutte le persone del mondo, però in particolare salveremo una cosa, perché all'Etna Comics non bisogna far mancare questo. Divertimento, attività, presentazioni editoriali esclusive e ospiti dal mondo delle serie TV, del fumetto, del cosplay, tutto questo e tanto altro è Etna Comics, il festival internazionale del fumetto e della cultura pop, che in 3 giorni ha già registrato il boom di presenza. Z ha accolto le centinaia di visitatori davanti ai cancelli delle ciminiere di Catania. Io sono Glacion, versione Giginca, e lui è Ash. Ash, il mio allenatore. Pokémon è un capre piaciuto fin dall'infanzia. Ho una passione per i Pokémon di tipo ghiaccio, perché Glacian è un Pokémon di tipo ghiaccio, notare la tiara fatta con il ghiaccio. Quindi, diciamo, poi il blu è il mio colore preferito. E quindi ho deciso di portarlo a questo Etna Comics anche per fare coppia con il mio ragazzo. Da cosa siete vestiti? Da Atlantis, è un cartone animato Disney. Milo e Kida. Come mai questa scelta? Perché comunque a me piacciono le ragazze comunque che mi assomigliano, quindi io sono scura e quindi ho deciso di fare indigena. E poi è davvero avventuroso, diciamo, questo cartone ed è bello. Area Movie, videogames e tante mostre dedicate al fumetto di ieri e oggi e domani, ultimo giorno, sarà una delle giornate più affollate dell'edizione 2017 per la presenza di come Ciro l'Immortale, l'attore che interpreta il cinico e deplorevole boss della Camorra nel film Gomorra. Spiagge libere, senza servizi, solaria che non esistono, la stagione estiva a Catania si apre tra mille incognite. Vediamo.
senza servizi, senza strutture adeguate, ma almeno pulite. E invece il Viale Chiene di Accatania oggi si presentano in queste condizioni. Un mare di spazzatura dalla sabbia, con cocci di vetro e bottiglie vuote ovunque. Pericolo e degrado tra la gente che, a centinaia, ha preso letteralmente d'assalto questa parte della città, con code chilometriche già da Piazza Borsellino. Un quadro completamente diverso rispetto a quello di alcuni anni fa, quando, sempre in questo periodo, la polizia municipale era già al suo posto, i bagni erano funzionanti e la gente andava in spiaggia in totale sicurezza. Gli attacchi vandalici che sistematicamente colpiscono le strutture delle tre spiagge libere di Catania sono cosa nota. Meno nota invece è l'assenza di interventi per permettere un ritorno alla normalità agli amanti della tintarella e del bagno. Oggi l'unica cosa che funziona è il parcheggio custodito, troppo poco per un'area così vasta. Messa peggio invece è la situazione dei solari tra il viale Altare d'Aragona e il viale Ruggero di Lauria. Qui non c'è nemmeno l'ombra di un operaio o un mezzo meccanico al lavoro. Bagnarella dovranno mettersi il cuore in pace perché, a meno di miracoli dell'ultimo momento, la realizzazione dei solaria potrebbe ritardare ancora per molto. Una questione non da poco, periodo, alcuni anni fa, trovare uno spazio libero per stendere il telo da mare rappresentava una bella sfida. E a proposito di spiagge e sole, vediamo che tempo farà in questi estivi con Simona D'Urso. Secondo il calendario l'estate non è ancora arrivata, ma guardando le temperature in costante rialzo diremmo proprio il contrario. In questo fine settimana sono previste massime tra 24 e 31 gradi e per fortuna che il sole sarà in parte coperto da velature e stratificazioni alte in scorrimento da ovest. Clima bollente dunque in tutta la Sicilia, con il picco a Catania sia oggi che domani. Attenzione specie per i bambini e gli anziani perché con il caldo e l'afa record di questi giorni il rischio di colpi di calore e di disidratazione è davvero alto. In questo caso bere molto e indossare vestiti di colore chiaro e di cotone è davvero l'ideale, così come mangiare cibi leggeri, ricchi di acqua e al meglio il nostro organismo. Un fine settimana quindi all'insegna del mare, del relax e dello sport. Già, proprio dello sport, perché non solo mare con l'avvio della bella stagione, ma anche il primo lungomare liberato nel mese di giugno che vedrà il litorale catanese chiuso alle auto per lasciarlo aperto ai ciclisti, alle famiglie e alla 14ª giornata nazionale dello sport. Dalle 9.30 fino alle 21 tra Viale Ruggero di Lauria, Via del Rotolo, Piazza Nettuno e nel porticciolo di San Giovanni Ricuti saranno 500 i piccoli atleti che domenica potranno praticare 21 discipline sportive diverse. Per l'occasione infatti saranno posizionati piste, campi e circuiti sportivi. Insomma, questo fine settimana sarà davvero bollente, ma i modi per non patirne disagi ci sono e allora buon weekend a tutti. Ci fermiamo per pochi minuti di poco per parlare di sport. Ultima SRL rende noto, ai sensi dell'articolo 7 della delibera AGCOM numero 169/17 CONS, che presso la propria sede di via Messina 780A, Catania, telefono e fax 097426, che è disponibile il documento liberamente consultabile da chiunque ne abbia interesse, con tutte le condizioni, le modalità e le tariffe relative ai messaggi autogestiti a pagamento, concernenti presentazione di candidati, presentazione di liste, conferenze, dibattiti, incontri e comizi elettorali. Dall'1 al 4 giugno al Rifugio Sapienza si fa festa anche quest'anno. C'è la festa dell'arancino. Musica live, spettacoli, animazione, escursione, una cascata di arancini ad alta quota. Ogni giorno un programma ricco di eventi per tutte le età. E per i bimbi il divertimento è maxi, con la nuovissima area attrezzata. Seguici su Facebook e scopri il programma. Il 2 giugno non perderti i mitici brigantini. E il 4 giugno porta anche il tuo amico a quattro zampe al Family Day. Ben ritrovati, siamo alla pagina dello sport. Archiviata la stagione 2016-2017, le formazioni siciliane iniziano a gettare le basi per il futuro. Il punto sulle isolane, Giovanni D'Antoni. Trattative, Toto allenatore, nuovi progetti e il ritmo dell'estate, ritornello che accompagnerà le squadre siciliane lungo questi caldi mesi. Tra desideri di rilancio e volontà di confermarsi, le società isolane stanno ponendo le basi per il prossimo futuro. A Catania la vicenda Lucarelli rischia di trasformarsi in una telenovela. Il tecnico livornese incarna l'identikit perfetto dell'addietneo Pietro Lomonaco e poco più di una settimana fa ha incontrato di persona l'allenatore offrendogli la panchina rossa-azzurra. Lucarelli apprezza, ma per adesso glissa sul tavolo a diverse offerte da Serie C e Serie B, più un rinnovo triennale proposto dal Messina. Una trattativa in stand-by, ma ai piedi dell'Etna, permane un discreto ottimismo. In chiave mercato, risolto il
rebus allenatore, si inizierà a progettare il nuovo organico. Priorità alla retroguardia, possibile più di un innesto e non solo al centro della difesa. È una punta. Litteri è il sogno, in grosso del Matera il nome nuovo, Anastasi, di rientro dalla positiva esperienza di Messina, la certezza. A proposito di certezze, quelle che mancano per il momento a Palermo, dove prima di pensare al prossimo campionato di B servirà capire quali sviluppi arriveranno dal closing, con il patrono rosanero Maurizio Zamparini che è uscito allo scoperto e ha dichiarato di essere ottimista. La chiusura è vicina, il confronto è costante, ma dopo le parole i tifosi attendono i fatti. Da una squadra che torna in B ad una che la cadetteria l'ha appena abbandonata, il Trapani dovrà ripartire dal basso e dopo settimane di silenzi è tornato a parlare il presidente Vittorio Morace, che in una lettera aperta ai tifosi ha manifestato la sua volontà di non voler abbandonare la nave e riprendere il cammino. Ci spostiamo a Lentini, ad una piazza abituata a sognare. Non sarà Ciccio Cozza a guidare la Lisicula Leonzio il prossimo anno. Il tecnico lascia i bianconeri da protagonista e si accasa al Taranto. Nome caldo per la panchina lentinese è quello di Pino Rigoli, che avrebbe già un accordo di massima con il presidente Giuseppe Leonardi. Se il calcio professionistico ha già messo in archivio la stagione 2016-2017, nei dilettanti ci si gioca una stagione. Domenica alle 16.30 in programma Folgore-Cervinara, gara d'andata della finale degli spareggi nazionali di eccellenza, ultimo atto dei play-off che garantiscono un posto in Serie D. La Messaggeri Volley si appresta a disputare la gara di ritorno valida per gli spareggi nazionali di Serie B. Una vittoria in casa del Taviano significherebbe tornare tra i grandi. Sentiamo. La Serie A2 è ad un passo, ecco perché in casa Messaggerie ci si sta preparando nel modo migliore per coronare il sogno. Ma in assoluta protagonista in occasione della gara di ritorno tra Taviano e Mister Bianco, valida per i playoff nazionali di Serie B. Gli uomini di coach Rigano, dopo un'annata eccezionale, forti del successo per 3-1 maturato in gara 1, potrebbero festeggiare la Serie A2 con una vittoria in terra pugliese, obiettivo che capitan Martinengo e compagni non vogliono proprio farsi sfuggire. Sono agli sgoccioli della carriera e per me potrebbe essere l'ultimo treno, l'ultimissimo treno, quindi ci tengo un sacco veramente. Noi proviamo a fare il partitone a Taviano. Credo che questa squadra, questa società e soprattutto questa città se lo meriti. Noi ce la metteremo veramente tutta. Non vogliamo fare la bella, perché poi la partita secca è una partita secca. Non si sa come comincia. Noi ci proviamo subito da domenica. Si va a Taviano, come ho detto, consapevoli che va fatta una grande partita, perché noi ci proveremo con tutte le forze che abbiamo ad uscire da questa serie subito là, sapendo che però non basta giocare bene, ma bisogna giocare bene per molto tempo, perché loro veramente hanno delle grandi capacità di uscire dalle situazioni di difficoltà. Appuntamento domani ore 18 al Pala Ingrosso di Taviano. Il volley catanese punta deciso al ritorno tra i grandi. E infine la Berretti di Giovanni Pulvirenti, che batte l'Andria col punteggio di idea alla finale. Si giocherà lo scudetto nella fase finale di Prato, in programma la settimana prossima. È un vivaio che regala soddisfazioni, quello del Catania. La settima vittoria consecutiva della Berretti, allenata da Giovanni Pulvirenti, il 2-1 contro l'Andria, vale un posto tra le quattro squadre giovanili che, dall'8 al 10 giugno, si giocheranno lo scudetto sul neutro di Prato. Una marcia fin qui entusiasmante, quella dei rossazzurri, che nella gara di ritorno dei quarti di finale bissano il successo in terra pugliese e danno l'ennesima prova di grande forza e coesione. I gol maturano tutti nel primo tempo ed è proprio l'Andria a passare in vantaggio. Rigore generoso fischiato dal direttore di gara e Maffei, freddo, batte Spataro tagli 11 metri. La reazione della squadra di Pulvirenti non si fa attendere, così al minuto 37 il difensore rossazzurro Lorenzo Longo, classe 99, firma di testa la rete dell'1-1 e rimette in equilibrio il risultato. Grande freschezza e velocità, il Catania è superiore e ribalta il punteggio al 45esimo. Ancora calcio piazzato, stavolta il gol è propiziato da una punizione di Di Stefano che sbatte sul palo, sulla ribattuta è bravo Mario Noce ad insaccare con freddezza. Succede poco nella ripresa, al triplice fischio la gioia è palpabile. Alla Berretti del Catania adesso è chiesto l'ultimo sforzo, la fase finale di Prato assegnerà lo scudetto e i rossazzurri se la giocheranno senza paura per scrivere una pagina nuova del club etneo. Era l'ultimo servizio per questa edizione dei nostri telegiornali, grazie per essere stati con noi sin qui a tutti.
A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vetis. Nella giornata di domenica tutti al mare. Avremo una bella giornata estiva. Purtroppo sulle regioni molto a nord, quindi lontano da noi, ci sarà della instabilità, anzi marcata instabilità, un peggioramento che coinvolgerà proprio buona parte delle regioni settentrionali. Buon per noi invece, tempo tranquillo, ben soleggiato. Vedete, al mattino la situazione sarà piuttosto tranquilla. Nel pomeriggio si affacceranno un po' di velature a partire dal Trapanese, poi viaggeranno verso l'Agrigentino, il Palermitano. Entro la serata, tardo pomeriggio serata, queste nubi medio-alte in arrivo dal mare, vedete, tenderanno ad abbracciare un po' tutta la nostra isola, ma comunque saranno nuvole insignificanti, innocue, che non produrranno effetti. Ecco la grafica appunto riferita alla serata. Il vento debole, generalmente variabile, ruoterà intorno alla nostra isola, pochi rinforzi, mari quasi calmi o poco mossi, temperature senza variazioni significative, come sempre su valori estivi. Cari amici, è tutto, io vi auguro di trascorrere una buona giornata. Watch out, try.